Il primo passo per non fare crollare completamente il castello di Galattub è stato compiuto. La prima corte e la cappella sono state messe in sicurezza, presupposto per essere rese visitabili dal pubblico. Sono stati infatti ultimati dal comune di Alcamo i lavori di consolidamento delle antiche strutture murarie di questo castello. Come già noto, il castello di Calatub ha beneficiato di un contributo di 30.000 euro stanziato dal FAI, Fondo Ambiente Italiano, e da Intesa San Paolo nell'ambito della settima edizione dei Luoghi del Cuore, il censimento dei luoghi italiani da non dimenticare, in cui il bene nel 2014 si è aggiudicato il terzo posto nella classifica nazionale con 71.967 voti. Se ne è parlato ieri in una conferenza al Collegio dei Gesuiti di Alcamo per presentare lavori svolti dal comune e quindi intorno a mezzogiorno i partecipanti al convegno hanno raggiunto il castello di Calatubo con un gruppo di studenti ciceroni dell'Istituto Superiore Giuseppe Ferro. Il presidente regionale del FAI, Giuseppe Taibbi, buongiorno, ecco, abbiamo qui con noi la referente del FAI, Savina Giambra Cucinella e Vino Ferrara per la delegazione FAI di Alcamo. E allora, questo è un incontro molto significativo perché da quello che possiamo apprendere, la prima tranche di lavori per restituire in qualche modo alla fruibilità pubblica il castello di Calatubo è stata ultimata. Sì, assolutamente esprimiamo grande soddisfazione per questo, sia a livello regionale ma anche a livello territoriale e nazionale, perché insieme al contributo di 30.000 euro del FAI, insieme a Banca Intesa, c'è stato il contributo del Comune. E quindi grazie alla raccolta delle firme, 71.000 firme, oggi arriviamo alla prima tranche e credo anche alla possibilità di fruizione. E io spero che questo possa essere un'occasione di crescita per tutto il territorio, non soltanto di Alcamo, ma per tutto il territorio. E poi anche per la crescita del FAI, oggi ci saranno i ciceroni ad accompagnarci, noi investiamo molto sulle scuole e quindi oggi è l'occasione per dare il via anche alle giornate FAI d'autunno, Bene, d'inverno. dal punto di vista dello sviluppo territoriale questo è un volano certamente da non trascurare. Tanti gli eventi organizzati dal FAI, anche qui ad Alcamo, ogni anno il Fondo Ambiente Italiano cerca di non mancare, in particolare per quanto riguarda questo castello di Calatubo. Adesso cosa può fare il FAI per potenziarne non soltanto l'attrattività, ma anche continuare i lavori di consolidamento, perché effettivamente il vostro ruolo dal punto di vista contributivo, dal punto di vista economico appunto, è stato svolto. Noi FAI vogliamo essere un po' il volano, vogliamo attivare i processi virtuosi. Il censimento dei luoghi del cuore nasce appunto come un progetto nel quale i cittadini segnalano il luogo della loro memoria, il luogo che vogliono che non si perda. E quindi già questi primi contributi che sono stati dati permetteranno intanto di far sì che la chiesetta sia stata consolidata e che non crolli. E noi saremo accanto sia all'associazione che si è impegnata tantissimo per raccogliere voti, ma anche al Comune nel caso appunto volesse continuare ad avere il nostro sostegno, ma anche potrebbero ricandidarlo nuovamente come luogo del cuore. Il comitato che tanto ha fatto, Salviamo il Castello, può riattivarsi. Ma soprattutto le amministrazioni devono cercare di usare questo bellissimo risultato per farsi forte e continuare nel processo di recupero, che è un processo recupero architettonico, ma anche un volano economico per tutta l'economia, non solo di Alcamo, ma della provincia, ma della Sicilia stessa, per quello che rappresenta questo bellissimo castello dalle origini antichissime. Noi siamo qui, il FAI ha anche una funzione importante di raccordo, di unione, di andare avanti, di far sì che si possa concretizzare. Il progetto Luoghi del Cuore proprio lo incarna in maniera veramente eccezionale. Grazie. Bino Ferrara, da parte del Comune di Alcamo, quindi avete avuto pieno appoggio finora, insomma, i rapporti interistituzionali come procedono?
Certo, no, la collaborazione è stata notevole, costante, il rapporto, il raccordarsi con l'amministrazione è stato vitale per risolvere tutte le problematiche legate proprio al finanziamento. Ricordiamo che il FAI ha dato 30.000 euro che sono stati distribuiti, poca cosa a dire il vero in confronto al grande, diciamo, disagio strutturale che il castello presenta, però è, come diceva la segretaria regionale, è il volano, è l'inizio per quantomeno catalizzare l'attenzione su un castello che davvero sta andando in rovina, che ogni anno che passa ci sono dei crolli continui. Quindi speriamo di, quindi questo sia un modo virtuoso di iniziare un percorso nuovo. Noi come FAI locale sicuramente ci impegneremo ad aprirlo periodicamente in modo da renderlo fruibile e quindi avere la possibilità anche di conoscenza ampia della struttura architettonica, che è davvero incredibile per la collocazione ma anche per tutta la storia che lo ha attraversato. E qui con noi il professor Francesco Torre, che è il presidente di Sicilia Antica. Buongiorno, assieme ai massimi esponenti di Salviamo il Castello di Calatub, abbiamo qui il presidente di questa importante associazione, Stefano Catalano, con Maria Rimi, anche lei nel ruolo di dirigente un po' tuttofare, no? Possiamo dirlo, ecco, di questa associazione Salviamo il Castello di Calatub. Dunque, iniziamo proprio dalla vostra associazione intanto per capire esattamente, poco fa ho domandato nella precedente intervista i rapporti interistituzionali che ci sono con il FAI da parte del comune di Alcamo e con voi soprattutto, perché più volte avete in qualche modo polemizzato in maniera costruttiva, mi pare di poter dirlo, per cercare di spronare le istituzioni a valorizzare al meglio questa attività di restituzione alla pubblica fruizione del castello di Calatubo, diciamo che è un bene da tutelare, e quindi cosa possiamo dire? In questo momento ci sono degli sviluppi concreti, a parte il fatto che è stata ultimata questa prima fase di lavori? Sì, intanto oggi è arrivata la fatidica data in cui si sono presentati questi lavori. Purtroppo sono passati 5 anni da quando abbiamo vinto il censimento con il FAI, Luoghi del Cuore, e purtroppo la macchina burocratica, lo sappiamo benissimo, ha i suoi tempi, e i tempi sono lunghi, e sono tempi che il castello non si può permettere di aspettare. Perché se per 30.000 euro stiamo aspettando 5 anni, quanto dovremmo aspettare per cifre più grosse? Quindi noi puntiamo a cercare qualcosa che aggiri questo ostacolo e si salvi concretamente il castello al più presto, perché, come ripeto, gran parte del castello, diciamo dalla seconda corte in poi, è molto pericolante e ogni giorno ci sono sempre dei crolli. Invece con questi lavori si è portata avanti la messa in sicurezza della prima corte, della cappella, della chiesa del castello, in cui è stata fatta la copertura, sono stati consolidati i muri e quindi si pensa che già si potrebbe rendere fruibile anche al culto questa chiesa. Quindi noi ci attiveremo successivamente anche a questo. Ringraziamo il FAI che dà questa possibilità di dare voce ai cittadini e segnalare i propri luoghi del cuore. Maria Rimi ha fatto anche degli studi, è una grande ricercatrice, dobbiamo dirlo, Maria Rimi, nel senso è molto impegnata e stimolata da una grande curiosità, questo possiamo dirlo. E per quanto riguarda il castello di Calatubo, voi avete effettuato delle ricerche che hanno portato a qualche risultato di recente, vogliamo parlarne, magari qualche cenno possiamo Allora, farlo. Innanzitutto siamo riusciti a scoprire a chi era dedicata la cappella, sono andata sono andata proprio a cercarla a Palermo, dove c'è una certa documentazione. A un certo punto mi viene fuori che è un documento scritto di pugno del papà, dove diceva che la chiesa era dedicata a San Giovannello Battista, e risale a 1719 questo documento, di cui conservo una copia. Quindi la chiesa era stata costruita nel 1616 da Giovanni de Ballis, infatti la dedica proprio al suo santo. Bene, non possiamo quindi non coinvolgere in questa intervista Sicilia Antica, il cui presidente ci può chiaramente
dire l'importanza che riveste questo bene storico, architettonico e anche archeologico, dobbiamo sottolinearlo, questo nel panorama siciliano e non soltanto siciliano. Sì, questa è una delle zone più belle, più importanti che esiste in Sicilia, certamente. Dicevo un momento fa che la nostra zona ha, dal punto di vista archeologico, è la più importante d'Europa, la nostra provincia. Noi ne abbiamo parlato con Sebastiano Tusa molto tempo fa di questo, quando era sovrintendente di Trapani, e volevamo presentare un progetto all'Unione Europea per finanziare il restauro e gli scavi archeologici vicino al castello, perché da un punto di vista preistorico è molto importante. Io oggi sono qui perché ci sono due amici, che Maria Rimi e Stefano Catalano, che sono due ragazzi straordinari che da tanto tempo si interessano, e quindi spero che un giorno loro possano gestire questo castello. Non a caso oggi c'ho un libro, Epopea dei Siculi, la cui prefazione l'ha fatto Sebastiano Tusa, in cui parliamo dei siculi in Sicilia, e si accenna anche a queste zone di Alcamo. Purtroppo questo libro, la prefazione non l'ha potuto presentare Sebastiano Tusa perché è andato via, ma oggi sarebbe qui con noi sicuramente, sarebbe felice di vedere Stefano Catalano e Maria Rimi che parlano di questo castello con grande entusiasmo. Bene, le prospettive, parliamo un po' delle prospettive dal punto di vista non soltanto degli studi, ma anche dal punto di vista turistico. Dal punto di vista turistico credo non ci sia persona che non passi dall'autostrada e che non guardi, si giri in alto guardando questo castello di Calatubo, e tutti dicono peccato, ma come mai nessuno si interessa? Ecco, qua ci sono due ragazzi invece che da tanti anni si interessano, e io spero che questo possa essere proprio il principio di un grande sviluppo turistico, non solo per Alcamo ma per tutta la Sicilia, perché il castello di Calatubo è una delle cose più belle che esistono in Sicilia. E come Sicilia Antica state ponendo in particolare attenzione altri beni esistenti in questo specifico territorio della Sicilia Occidentale? Sì, soprattutto tra Alcamo e Castellammare. Noi come Università, per esempio, di Bologna, nel corso di archeologia navale abbiamo scavato come professori vicino a Alcamo, tra Alcamo e Castellammare, le fornaci romane, dove abbiamo scoperto tantissime cose interessanti. Ma questo solo per dirvi che nella nostra zona, tra Alcamo e Castellammare, ci sono delle zone archeologiche, dei siti archeologici ancora da scoprire, ed è una delle zone più belle e più importanti del territorio siciliano. Bene, c'è anche Monte Bonifato, c'è Seggesta, ci sono tanti luoghi. Questi già sono quelli più conosciuti, sto parlando di zone che dovrebbero essere conosciute, e c'è tanto ancora da scavare e da scoprire in questo territorio, come Calamete e tante altre. Sì. Calatamete, Calatubo, queste sono zone ancora da scoprire e da scavare. Negli ultimi anni anche la zona della Valle dello Jato, Ferricini. Sì. Ma tutto, per esempio oggi a Salemi si è scoperto da poco quel bellissimo, quella zona sicana che è stata distrutta dagli Elmi, che è una zona importantissima, perché noi ne parliamo qua nell'Epopea dei Siculi, in questo libro, ma ci sono zone sicule e sicane che sono ancora tutte da studiare, ed Alcamo per esempio è una di queste zone che si dovrebbe studiare e appuntare con un grande... Io penso sempre, vedete, ai giovani, penso al futuro di questa terra, e credo che questo sia l'inizio di poter dare uno stimolo ai giovani per poter in futuro poter studiare meglio i loro territori, che sono ricchissimi sia dal punto di vista archeologico che preistorico che monumentale. E qui con noi anche il capo delegazione del FAI di Trapani, Nicola Adragna. Cosa ci può dire appunto dei lavori che sono stati, ci dicono, ultimati effettivamente, e ciò che ancora il FAI può rappresentare per i beni che si trovano qui nel territorio di Alcamo e non soltanto al territorio di Alcamo? No, io infatti, che rappresento l'intera delegazione di Trapani, vorrei partire da un discorso più ampio. Certo. La delegazione di Trapani ha avuto negli ultimi anni grandissimi successi proprio con il censimento dei luoghi del cuore, perché grazie a questo censimento e alla notorietà che questi luoghi hanno avuto in tutta Italia siamo riusciti a ottenere grandissimi risultati. Penso alla Colombaia a Trapani, penso alle saline di Marsala e allo Stagnone per la sezione Expo primi classificati, penso al castello di Calatubo, dove finalmente siamo riusciti
dopo un iter abbastanza lungo e faticoso, comunque a realizzare un risultato che riteniamo importante come spinta iniziale perché si possa poi arrivare a un risultato più complesso, più completo e definitivo. Oggi abbiamo realizzato, con questo contributo erogato dal FAI e con una partecipazione del Comune di Alcamo, a sistemare e, diciamo così, a mettere in sicurezza, a consolidare almeno la parte della prima corte e della cappelletta. È un risultato importante che consente di mantenere intanto un po' in piedi le strutture di questo luogo così affascinante, suggestivo, caro a tutti, non, credo non solo agli alcamesi, ma mi permetto di dire a tutti quelli che transitano sulla via di passaggio fra Palermo e Trapani. È un luogo che veramente riscuote ammirazione, simpatia, suggestione da parte di tutti coloro che lo vedono, e quindi l'aver contribuito a un risultato di questo genere, che ci auguriamo non rimanga isolato ma che sia il primo passo per un consolidamento totale dell'intera struttura del castello, possa essere intanto un esempio virtuoso di quello che il FAI fa sul territorio. Ci auguriamo che sempre più persone si uniscano a noi, perché poi il FAI, ricordo, che è una fondazione senza scopo di lucro, e tutto ciò che viene dato al FAI sotto forma di contributi, di iscrizione, di partecipazione volontaria, viene poi restituito al territorio con gli interessi. E quindi invito tutti quanti a unirsi al FAI e a proseguire in questa azione che abbiamo iniziato in questi giorni. Vice Sindaco Vittorio Ferro, che cura anche gli aspetti tecnici della vita amministrativa del Comune di Alcamo. Dunque, questo castello di Calatubo che futuro ha? Perché si è ultimata questa prima parte di lavori adesso? Beh, sicuramente come dire, l'affezione da parte degli alcamesi verso questo sito è oggi più che mai ai massimi livelli. Del resto, al di là del valore storico, architettonico e culturale proprio del castello, il sito in sé ha già un enorme valore perché è in una posizione dominante rispetto alle vallate circostanti, che sono sempre state, lo sono ancora oggi, la porta d'ingresso alla Sicilia occidentale, e non è un caso che le infrastrutture passino tutte da là. L'obiettivo oggi di tutti, compreso l'amministrazione, non può che essere quello di fermare, come si è detto poco fa in aula, il degrado di questo sito. Nel corso degli anni, anche recenti, ci sono stati dei crolli anche diffusi, ricordiamo per esempio quello della torre nord-occidentale nel 2003. Con questo primo intervento consolidamento di alcuni dissesti strutturali localizzati, soprattutto relativamente al fronte nord-occidentale e prevalentemente alla chiesetta che si trova nella porta d'ingresso, permette di fermare sicuramente il degrado in una zona del castello. Quindi questo deve e può essere, dal nostro punto di vista, il futuro del castello, cioè quello di interventi mirati a arrestare il degrado e poi, come dire, partire con la scommessa, quella più ambiziosa, cioè di cercare di ripristinare alcune parti importanti. Nel frattempo sono stati avviati anche dei lavori per sistemare la viabilità di accesso al castello. Sì, diciamo che come al solito si cerca di lavorare sia nel breve che nel medio-lungo periodo. Perché dico questo? Perché proprio in questi giorni sono state fatte alcune piccole manutenzioni alla viabilità, ma in realtà gli uffici hanno già predisposto, su indicazione dell'amministrazione, due progetti per la realizzazione di percorsi di ciclo-trekking proprio lungo la strada che porta al castello di Calatubo, quindi un adeguamento di quella strada connessa anche alle funzioni di come dire, godimento del paesaggio e del sito. Sono dei progetti che presenteremo con alcuni bandi che usciranno probabilmente a breve della programmazione, e quindi contiamo di realizzare anche sulla viabilità di accesso al sito qualcosa di importante. Queste piccole manutenzioni ovviamente rendono più accessibile l'area. Non dimentichiamo anche che il castello si trova lungo il percorso dell'antica via Francigena, quindi
è conosciuto anche quindi al di fuori del nostro contesto territoriale.